partirei da un premio che è significativo. Avete vinto come network il Golden Drum. Significativo perché, insomma, è quello che un po' stai dicendo. Voi siete un network e lavorate da network. Sì, è una vittoria come network perché, a parte i nostri riconoscimenti come paese, noi abbiamo vinto 2 ori e 1 argento, ma abbiamo vinto il Golden Drum con 8 agenzie, quindi questo è quello che significa vincere come network, cioè avere più agenzie della stessa regione che contribuiscono al successo. E per questo che siamo molto contenti, è il quinto anno di seguito, no, il quinto anno, il terzo di seguito per McCann come network dell'anno, ed è un risultato appunto che rispecchia il nostro DNA. Noi siamo un gruppo di persone che lavorano insieme, pur stando in paesi completamente diversi. Caldo tra parentesi, perché insomma non è il focus della nostra chiacchierata, però l'avevate vinto anche voi come Italia l'anno scorso, se non erro, e quest'anno comunque c'è un argento. Quest'anno abbiamo vinto noi come Italia 2 ori e 1 argento. E l'agenzia dell'anno, sì, noi siamo stati l'agenzia l'anno scorso, quest'anno è andata a Bucarest, quindi alla Romania. E quindi è sempre un festival importante perché è il festival del centro East Europe, che sta acquisendo sempre più paesi all'interno del festival, e quindi insomma è una cosa che ci dà soddisfazione. Ti riporto però al nostro tema con un incipit molto pratico e anche molto importante: vittoria della gara Opel, perché da lì insomma ci racconti il nuovo meccanismo di lavoro. Sì, vale la stessa cosa, nel senso che quella è stata una gara vinta con un'agenzia fortemente centralizzata che è appunto Francoforte, ma è una vittoria di un network che noi abbiamo partecipato. 5 paesi siamo stati attivi su quella gara, abbiamo presentato, in fase di presentazione al cliente eravamo 5 direttori creativi esecutivi che rappresentavano ognuno il proprio paese, abbiamo venduto un sistema che è quello del network, dove non esistono adattamenti ma esistono solamente origination locali. E questo metodo ancora una volta conferma del fatto che McCann è uno dei network più forti in questo momento, non solo a livello di riconoscimenti, premi che sono belli, ma poi alla fine quello che conta sono i clienti. Quindi riportare Opel in Europa dopo tanti anni è una cosa che sicuramente è stata, diciamo, la gara dell'anno per noi. Tra l'altro, ecco, ricordiamo anche che anche per Nespresso, sempre col lavoro di network, voi siete diventati hub internazionale dall'Italia. Sì, da un po' più di 2 anni siamo la hub per 77 paesi. Io sono il direttore creativo globale su Nespresso insieme al mio collega, un mio collega di New York, che però gestisce solo la parte George Clooney. Diciamo che è il nostro cliente più internazionale, proprio perché creiamo campagne per tantissimi paesi, compresi paesi un pochino più complicati come la Corea, come la Russia, come gli Emirati Arabi, insomma. Infatti abbiamo un team, io ho un team di 10 creativi, argentini, spagnoli, inglesi, che lavorano 100% dedicati su questo cliente. A proposito di creatività, ecco, quali sono insomma i meccanismi che mettete in atto per far incontrare tutti i creativi e anche per magari stimolare i giovani che entrano in questo network? Allora, sicuramente a livello di network Europa riusciamo probabilmente a funzionare così bene perché c'è un rapporto tra di noi molto, molto forte. Noi ci vediamo talmente tante volte durante un anno che ormai siamo diventati un po' di più di colleghi, molti sono amici, alcuni fanno le vacanze insieme, cioè nel senso insomma, ci conosciamo molto bene, ed ecco perché metterci insieme in una stanza, ormai conosciamo le nostre dinamiche, non c'è mai scontro, ma c'è totalmente una sintonia, un feeling, perché ci conosciamo da tanto tempo. Passiamo tanto tempo insieme, condividiamo tantissimo il lavoro, e questa è la cosa più importante, perché anche i lavori locali passano una fase, diciamo, di affinamento, che è quello del network, dove ognuno contribuisce a migliorare gli output creativi, e questa cosa, ripeto, non si fa solamente con i clienti internazionali ma si fanno anche con i clienti locali, quindi è un confronto fantastico, e noi cerchiamo di replicare internamente la stessa cosa. Anche noi qui abbiamo una Creative Leadership Council, e facciamo riunioni, valutiamo il lavoro, ma facciamo anche delle cose
leggermente extra lavorative, che sono, noi come sai siamo l'agenzia della Truth Well Told, facciamo questi speech che si chiamano Truth Talks, dove invitiamo persone che vengono da mondi diversi dal nostro, a volte anche persone che vengono dal nostro mondo, ma cerchiamo di attirare persone che possono raccontarci la loro storia, la loro verità in 20 minuti, che sia una verità che possa ispirarci. E poi abbiamo diverse attività, stiamo cercando di fare un po' di cultura all'interno dell'agenzia, perché è una cosa che forse manca un po'. Tanto sappi che verrò a fare un'altra chiacchierata, perché mi piace molto anche questa visione, no? Che la creatività si fa anche fuori e comunque che la cultura cambia poi i toni e le asticelle anche della comunicazione. Venendo a noi invece, ottimo anche sottolineare infatti quello che sta succedendo nel mercato locale per voi, per cui mi viene in mente Fineco, Brembo, ma anche l'assegnazione diretta senza gara di Prosciutto di Parma. Hai detto tutto tu. No, sono tre cose importanti, speriamo che ce ne sono altre in cantiere, vediamo cosa succede, però sicuramente un brand come Fineco, un brand come Brembo, sul quale io ho già lavorato tanti anni fa e che conosco abbastanza bene, sono due eccellenze italiane che sono molto importanti. Prosciutto di Parma è stato riconfermato senza gara, quindi sulla base del nuovo progetto creativo, del nuovo posizionamento creativo. È un cliente per il quale abbiamo già fatto due produzioni e ce ne sarà a breve una terza. Posso concludere insomma con una mia intuizione, ma camminando per questi corridoi e poi anche ragionando, è 5 anni insomma che tu e Daniele Cobianchi lavorate in team, no? Ognuno con le sue competenze, però mi sembra che così a fuoco, così giusti non lo siete mai stati. No, è vero che c'è un'area di rinnovamento, c'è un'area di freschezza. Io aggiungerei anche Giovanni Lanzarotti, che è il nostro Head of Planning. Noi siamo colleghi, siamo amici prima di essere colleghi, e sicuramente è una cosa, personalmente io ritengo che sia una cosa fondamentale, e quindi abbiamo costruito una cosa insieme e veramente sembra di aver iniziato ieri. Tu mi hai detto 5 anni, io non pensavo fosse così tanto, ma evidentemente sappilo. Esatto. Diciamo che c'è un'area totalmente nuova e soprattutto diversa da quella che si percepisce dall'esterno, perché noi forse non siamo bravissimi a comunicare noi stessi, forse perché siamo tanto impegnati a lavorare, però sicuramente c'è un'atmosfera frizzante. Sì, perché ecco, io lo dico sempre, ma vedo che poi i fatti confermano questa mia idea, che poi non è solo mia ovviamente, fare squadra, un team, cioè cambia le cose. Assolutamente, è fondamentale. È fondamentale, perché il lavoro non si fa solamente qua in ufficio, si fa la sera con le telefonate a orari improbabili, si fa mentre siamo a pranzo insieme, quando condividiamo delle cose personali, ma soprattutto quello che c'è appunto tra me, Daniele e Giovanni è un'intesa molto molto forte. Raramente siamo in disaccordo, e quando lo siamo i primi a metterci in discussione. Per cui credo che quella sia la cosa per lavorare fondamentale, la fiducia, la stima è fondamentale.